Buonasera a tutti e ben ritrovati su Italian Sim Racer. Qui con me ci sono come al solito Paolo Taddeolini. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. È un sempre fresco Dario Vosia. Spettacolo. Machi è comunque il contaballe del Sim Racing Online italiano. Ciao a tutti, Dario, sto a posto, Dario. Stavo appena dicendo prima che appunto io il venerdì non potrei mai fare gara, perché arrivo la sera che sono veramente uno strazio di uomo. Bene, io intanto mentre aggiorno voi andate avanti, vai, gas. Sei sempre preparato, ci piaci così. Sì, infatti, peggio due minuti prima di... A posto. Vabbè, dai. Siamo arrivati al secondo appuntamento di questo Blank Pain 2014 targato ISR sulla mitica pista di Le Mans in versione 24 ore, quindi non è che stiamo correndo sul circuito Bugatti, quindi gran pista, 13 km di pista, un'ora di gara, il format ormai voi cari telespettatori lo conoscete, due mescole, strategie libere, boost variabile e tanto gas. Come sempre. Esatto. Voi alle mani ci avete mai fatto delle gare? No. Mai, guarda, no. Non so neanche come gira la pista, sai. No, vabbè, come gira, ok. Io qualche giro di pista l'ho fatta. Però sai che non ho mai fatto una gara. Ho fatto pure endurance, figurati. Si può dire che io e Paolo ci siamo conosciuti alle mani. Appunto. No, io no. Ci sposeremo anche alle mani, io e Machi. È per quello che non organizziamo mai gara alle mani, vogliamo prolungare il giorno. Cazzo, per quel giorno non so quale sia, comunque sono impegnato, sai? Sì. Ma penso anch'io che alla fine sono impegnato. Porca minetta. Salutiamo Navigator, che è sempre presente e soprattutto assente stasera, verrà sostituito da Dennis Grassi. Ciao Tommaso. Buono, ciao Tommaso. Ciao. Ecco, ma scusate un attimo, quando uno fa i due punti più la P, cos'è l'occhiolino? Linguetta. La linguetta, scusa. E invece i due punti con la D e il sorrisone. Esatto. Madonna. E due punti con la minchia? Aspetta. La minchia del pugno. La goduria. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ricapitoliamo un po' le classifiche. È iniziata bene. Sì. Ovviamente che rispecchiano praticamente i risultati della gara di Spa, tenendo conto anche delle sanzioni che sono state comminate successivamente ai piloti, e quindi abbiamo in testa, indovinate un po' chi abbiamo in testa? Pirla di Romeo. Chi sarà mai? Esatto, ovviamente Romeo, che guida su Alessandro Catricalà e su Giuseppe Sanacore, che sono poi i primi tre che si sono classificati sul podio di Spa. Seguono Giuseppe Mazzei, Andrea Vicello, Michael Bonaccina, Fabio Bosco, il nostro mitico Luke Heineken, del Bastos Racing Team. Grande. In ottava posizione Roberto Maresca, nono, e chiude la top 10 Alan Coccovillo del Racing One. Di conseguenza, ricapitoliamo anche un attimo la classifica team, che vede per forza di cose il Playboy Gold in testa, con una vittoria, quella di Romeo, seguito dal Pulse Motorsport e dal Racing One. Seguono poi il Playboy Red, il Pulse Motorsport GT, il Busters Racing Team, l'Italian Drivers, R Factor Italia, Thrill Team e ISR Audi Club. Non mi ricordo più il quarto, scusa, è il... Playboy Red. Ah, scusa, mi è sfuggito proprio il quarto non riuscivo a... Ok, bene. Che voi siete ammazzolegnate anche in diretta, sai? Sì, spettacolo. Vabbè. Mamma mia, sangue che schizza così. Bellissimo, cazzo. E già che ci siamo, ricapitoliamo anche le penalità che sono ancora da scontare, o meglio, che verranno combinate al termine delle qualifiche, che sono per due piloti, saranno Lipari, che partirà con 5 posizioni di aggravio sulla griglia di partenza rispetto a quella che sarà diciamo al termine delle qualifiche, e Giuliani, che dopo le gran legnate che ha tirato la Sursa Spa un po' a tutti i piloti, partirà ultimo. Quindi speriamo che stavolta riesca a essere protagonista, ma in modo diciamo un attimino più positivo per lui e per gli altri. Sì, un po' per tutti, ecco. Anche perché così, insomma, ci si diverte di più, ci sono meno casini, polemiche, litigi, per quanto grosse polemiche dopo
la gara di Spa non ce ne siano state, sono state no, molto, esatto, molto signoretti, esatto, molto signori sul forum proprio. Esatto. Sono dati delle gran pacche sulle spalle. Delle gran pacche sulle spalle. Ma la DG ovviamente ha penalizzato chi doveva penalizzare. Ah sì, allora io sto cercando la pista. Così sei entrato? No, sto cercando la stiamo pista. Tergiversando. Stiamo tergiversando perché non sappiamo più che cazzo dire. Chi è che spettacolo? Possiamo dire che, visto che eravamo tutti incuriositi dalla strategia di Bonacina, abbiamo avuto la conferma che non ha sostituito gli pneumatici durante la sua sosta ai box. Mm-hmm. Arrivando dunque in seconda posizione, scavalcando molti avversari proprio durante la sosta ai box. È stato braverrimo a gestirle allora. Eh sì. Ma a quanto pare le gomme, si stava vedendo prima fuori onda, diciamo, le gomme non le ha cambiate praticamente nessuno dei top driver, quindi significa che tutti hanno corso con le dure e che la discriminante è stata sicuramente il consumo carburante legato al boost e alla gestione appunto della gara da parte di tutti i piloti. Ovviamente il più bravo è stato Romeo, che nonostante i 18 secondi di sosta mi pare che abbia fatto al pari di alcuni altri piloti, è riuscito comunque a vincere con mezzo minuto su Catricalà proprio. Quindi. Nel frattempo stiamo vedendo il gruppone dei piloti lasciare la pit lane per iniziare la sezione di qualifica. Io non riesco a trovare il server. Zio fa... Allora intanto mandiamo la sigla, così almeno Bosia trova il server. Già mandata la sigla. Mandala ancora, così trova il server. Per botta di culo trovo il server grazie alla sigla. Mamma mia. Ma è le manche, non è che l'hanno cambiata così giusto per farmi dispiace. Magari hanno messo Varano 24 ore vere. Tu immagini? Mamma mia, off-road però. Mamma mia. Intanto già nelle qualifiche vedo che Romeo sta sgomitando per prendersi un po' di spazio verso il rettilineo dell'1-10. Vuole essere primo anche nelle qualifiche. Vuole essere primerimo. In effetti nell'hot lap, guarda caso, è primo lui. Però, c'è da dire che il 3 minuti 49 secondi, 82 millesimi che ha segnato, è viziato da un taglio da lui stesso ammesso. E quindi il tempo migliore dovrebbe attestarsi almeno di 5-7 decimi più alto rispetto a quello, che comunque insomma già girare sotto i 3 minuti e 50 con delle GT3 praticamente, cioè un cazzarola ragazzi, cioè un signor tempo. Un signor tempo. Romeo intanto si è girato. Sì, esatto. Non è signore lui, ma è un signore. Intanto si è girato alla seconda chicane, giusto perché gli ho tirata. Grande Romeo, vai Romeo, cazzo, pum, muro. Probabilmente stava scaldando esageratamente le gomme, adesso sta arrivando praticamente a Mulsanne. No, la prima chicane, scusate, si è girato e adesso arriva la seconda. Qui seguirà poi la curva di Mulsanne, dopo il mega dosso dove Webber fece quel mitico volo con la Mercedes. Il primo dei suoi decolli. Esatto, il primo di una lunga serie, lunga. Oh, vediamo stasera, oltre a Playboy, che schiererà, abbiamo già accennato, Dennis Grassi come compagno di Giuseppe Sanacore in sostituzione di Tommaso Fiaschè. Vediamo se riuscirà con i suoi quattro alfieri, il quarto è Fabio Bosco, compagno di Romeo nella Playboy Gold, a fare ancora, non dico bottino pieno, ma quasi, perché è stato un po' il team protagonista dello scorso evento di Spa con un primo e un terzo posto. Effettivamente Romeo e Sanacore. Così hai trovato server. Ho trovato dei Le Mans, però... Ah. Abbiamo perso anche Bosia. No, il problema è che non ho mai avuto problemi nel cercare il server questa sera. Sì! Vabbè, dai, verrò io in soccorso. Mamma mia, mi tocca fare anche sta cosa. Aspetta che... Attimo. Ce la faccio? Sì. Posso farcela? Copia e incolla? Più o meno. Ah, aspetta, forse ce l'ho già segnato l'altra volta. Mica t'ammazzo legnate. Eccolo. Aspetta che adesso devo scrivere quella roba lì. Tac. Allora.
vado prima a scrivertelo io. Deck inchia, ragazzi, che spettacolo. Sì, 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 sì. E anche Dario. 3 2 mentre attenzione, Romeo ancora problemi nel giro di formazione di lancio. Accidenti. Dura pochissimo, diciamo 4 minuti. Potremmo. Di giro di lancio. Adesso si fa da parte proprio alle ultime, l'ultimo tratto della pista. È un po' agitatello. Sì. Adesso penso se qualcuno lo c'entra, quindi deve riuscire. Anche perché qua cioè, ti perdi il giro, fai qualche casino, ragazzi. Cioè, sono. Cioè, qua dovresti avere. Dovresti avere così: giro di lancio e due a fuoco. Esatto. Adesso altro il traffico davanti, perché. Ma chi è quella? Pier Battista, una Aston Martin. Oh Madonna! Mi sembrava. Sai che cosa mi ha ricordato? La 500. 550. Oh mamma mia. Della Pro Drive. Sì, esatto, di GTR 2, spettacolo tra l'altro. Anche c'era il 550 che aveva vinto proprio qui le mani alla categoria GT. Mamma mia. Quindi snoccioliamo nozioni così, senza googolare. Via, 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 senza googolare, così tan 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 tan, sa, sono entrato. A lui anche, perché cioè, tra un po' siamo in gara 5. Intanto sono piazzato fisso su Romeo per mettergli un po' di zavorra sulla macchina. Voglio vedere. Ragazzi, sei ufficialmente dentro. Sogno entrato. Bravo, bravo. Ecco, è come sempre, non si vede una mazza. Cioè, qua la scia fa poco, vedo, Minchia. Cioè, madonna. Tanto stavo già osservando un po' le velocità massime, Romeo. Prima aveva segnato 300 all'ora, adesso con la scia è arrivato a 302. 302. Mentre il migliore sembra un 304 per ora di Bello con la sua Nissan. Intanto me ne ritorno ancora su Romeo. Mamma mia, deve essere il cockpit vibration che è un po' alterrimo. Altoso anche un po'. Altoso, sì, un po' altoso. Vedo che Andrea non ha mai perso il vizio di proprio accarezzare il volante, specialmente nelle S. Ficca certe trambate a quel cazzo di blocco sterzo che è impressionante. Grande, io tifo per Pasolini, sappiatelo ragazzi. Ah sì? Sì, minchia. Uno che ha il nome di un ex motociclista come il Paso, giusto, ragazzi. Cazzarola. Abbiamo già ricordato a Spa. Tanto siamo andati on board con Romeo. Dai, che ci fa vedere la seconda parte della pista che sta andando verso la curva Indianapolis. Sì. Cioè, pensare, lo conosco abbastanza bene il circuito, però non ci ho mai fatto una gara. Ma è così lungo, cioè i rettilini sono così tanto lunghi. Sì. Penso che sono spezzati dalle chicane, se no ti addormenteresti davvero. Sì, porca mucca però, ragazzi. Ai, qua Romero sarà sicuramente danneggiato da Betty, eccolo là. Ecco. Giro abortito. Giro abortito deve farlo, deve chiuderlo lo stesso. Sì, scusa, nel senso, rovinato, dai, ho sbagliato. Sì, è vero, però comunque. Passare ad Arnage. In quel tratto qua era bellissimo vedere nella 24 ore reale di quest'anno e anche dell'anno scorso come le Toyota riuscissero ad andare via le Audi sfruttando l'ibrido, sì. Avendo i due costruttori scelto strade diverse per poter sfruttare appunto la motorizzazione ibrida. L'Audi utilizzava una sorta di trazione integrale fino ai 120 all'ora, mentre la Toyota lo utilizzava come il KERS, diciamo. Esatto. Sì, infatti la 24 ore di Le Mans, tra virgolette, è un po' una palla, perché è veramente una palla, però dà spunti notevoli per quanto riguarda poi l'evoluzione tecnica del motorsport in generale, perché poi lì non dico che ci sia proprio il totale libertà, ma ci siamo qua. Sì, perché se vogliamo è diventata la vera categoria regina per quello che riguarda gli spunti per la produzione di serie, perché la Formula 1 all'anno scorso, vabbè, quest'anno diciamo che la Formula 1 che ha preso spunto dalla produzione di serie con i vari sistemi ibridi, però Le Mans è sempre
diciamo, il motivo trainante per sperimentare da parte dei costruttori. Vero, vero, sì. Fatto Catricalà ha segnato 351-238 che... Però Romeo con quel problemone che ha avuto gli sta soltanto due decimi dietro. Il che vuol dire che poteva stare tranquillo almeno sul 350, proprio comodo. Sì. Terzo abbiamo provvisoriamente Andrea Di Cello con 352-229, Walter Ponzo 352-366 al quarto posto e al quinto posto Giuseppe Didia con 352-963 che sta adesso uscendo di nuovamente dai box. Da qua sicuramente converrebbe stare sempre fuori a questo punto perché non hai tempo, visto il quarto d'ora di qualifica è scarso, anzi 10 minuti, sicuro, per poter fare il tempo. Una pista così lunga, insomma, tanto vale star fuori e cercare di stare lontano dai guai. Secondo me qua è giusto quei due giri caccanna sperando di non trovare nessuno e via. Adesso c'è Andrea che... Tanto la maggior parte dei piloti sono fra quelli in pista, almeno sono concentrati proprio sul rettilineo dell'Unaudier dove si trova adesso Romeo. Sto guardando un po' sulla mappa interattiva della pista, sono tutti lì, quindi non si sono neanche presi molto spazio l'uno dall'altro. Se Il rettilineo di Mulsanne non è quello lungo spezzato da due chicane, no? No, quello è l'Unaudier. Mulsanne è il dosso dove sta arrivando adesso Romeo. Dosso curva. Ah, ho capito. E questo qui è il rettilineo, praticamente. Esatto. Sì, il rettilineo di Mulsanne. No, questo è il rettilineo che porta l'Indianapolis, non ha un nome specifico. Mulsanne è la curva precedente. Ah, ho capito. Se vuoi da questa sera lo chiamiamo rettilineo Bosia. Che non sa una mazza delle curve delle piste. Che tra l'altro è già una curva intitolata sul circuito del... Ah sì, è vero. Sì. Come si chiama? Iron, sì. Iris Online mi ha dedicato una curva, sì. Mi sembra la Bosia Curve, sì. Beh, non è che poteva chiamarsi. No! Poteva essere variante Bosia. Poteva essere anche la S Bosia. Esatto, hanno chiamato poi la minchia e la pugna Bosia. Esatto, quella mia è la migliore. No, la parabolica, hanno chiamato la parabolica Sarcazzo e hanno messo i vari nomi dei piloti più di qua di là. Sì. Ma già, Romeo, devo vedere un po' di traversi. Romeo intanto è scalato in terza posizione, però qua sta facendo le S Porsche, è uno spettacolo. Queste sono le S Porsche, hai capito? Sì. Questa è la parte che invece non ho mai imparato, perché giustamente non avendoci mai dovuto fare una gara. È la parte più bella secondo me, perché sono praticamente quattro curve in successione, dove ovviamente devi fare una traiettoria perfetta, soprattutto con i prototipi, perché se ne sbagli una te la porti dietro in tutte le altre, come tutte le curve da pelo. Queste invece sono le S Ford, le ultime che chiudono la pista. Vediamo se Romeo passerà in pole. Eccolo là, 52. E tanti saluti. Sì. In seconda posizione è salito Scalari. Con la sua Audi R8 Ultra LMS. Che sta ancora girando, tra l'altro. Sì. Dopo abbiamo visto a Spa abbandonare la gara per problemi di lag. Sì, si è fatto da parte proprio all'inizio del primo giro, praticamente, dopo prima della curva di Puon. Però vedo bene anche il Pulse Motorsport per ora, perché sia Catricalà che Di Cello sono in seconda fila per adesso. A me piacciono un casino le skin del Pulse Motorsport. L'ho già detto l'altra volta e lo ripeto stavolta: bianco, azzurro e nero mi piace un botto. Veramente sì, probabilmente è più bella quella della Z4 rispetto a quella della Nissan. Personalmente almeno preferisco quella, però bella. Bella, vabbè, la macchina si addice un botto, essere segnata in maniera aggressiva. Sì, la Z4 è veramente una figata da fare. È già aggressiva di per sé. Esatto, potresti farla anche rosa Z, che potrebbe sembrare aggressiva anche così.
Vero. Stavo guardando anche quella di Lezzo, è carina comunque come skin, eh? Non è per niente male. Casualmente non Z4. Esatto, infatti. Casualmente c'è il bianco, l'azzurro e il nero. Con un po' di osso. Esatto. È una bella botta sull'anteriore sinistra. Una bella macchina di Lezzo, vai, sì, giusto per. Oh, manca un minuto, ragazzi, cioè, qua, hai capito sì. Che, eh? Manca vediamo, un minuterrimo. Vediamo se Scalari riuscirà ad avvicinarsi un po', visto che Alessio e Porsche adesso, seconda posizione, è andato larghissimo, no, ecco, gli ho tirato. Ecco, Nicchia. Allora, io scendo, vado, ciao. Ciao. Continuate speriamo pure voi. Mi veda la diretta. Ah, ma già, è vero che qua corre anche lo scandalo di Sanacore, madonna santa. Mamma mia. Che poi è parecchio scandalo perché è diciottesimo. Boh. Lui che ci ha fatto anche da 24 ore qua. Tra l'altro. Ce l'ha vinta la 24 ore. La 20 ore. Cioè, tu immagini. Domenico non ho potuto partecipare. Tu non avevi potuto partecipare? No, ho appena stato operato alla mano e non potevo guidare. Nizzica. Comunque è stato 20 ore in TS comunque. Sì. Da buon TM allora, adesso me ne sbatterei le balle, non scherzo. Sbatterei le balle. Non mi sono addormentato in TS però, quindi come è successo tre volte. Buonanotte, ciao, è stato bello, ciao. Stavo notando che Pasolini non ha ancora un tempo valido così come Ivaldi. E Pasolini che in ultima posizione è addirittura ingarellato con Marino e Cappiello e Betti davanti a lui, quindi non so se riuscirà a segnare un tempo, perché è vero che la sessione di qualifica ci mette un po' a passare, però è anche vero che la pista è talmente lunga che potrebbe andare in time out. Siamo proprio sui piloti indicati. Mi sembra una prova di gara. Che... Vabbè, tra l'altro sono tre macchine diverse. Sì. Quattro. Con Belli che tira la scia di tutti. Mm-mm. Sembra una volata stile Giro d'Italia. Attenzione, Cipollini, attenzione! Ah. Uno se Betti ha sbagliato. Guarda qua, Betti Cappiello. Hai visto qua che si stanno già ingavellando in gara, ma Betty si fa da parte, eh? Sì, forse. Ma sì, chiude un po' la porta davanti a Pasolini, fa zigzag. Arriva Catrucalac, attenzione, gara, attenzione Rossi, attenzione. Sì, esatto. Chi ha vinto? No, nessuno, sono le qualifiche. Ecco. Non ho capito Catrucalac, però si è messo in mezzo e poi ha tagliato diretto verso i box. No, Betty ha veramente rovinato l'ultimo giro a Pasolini, a tutti, cioè, sì, dai, è l'unico che ha giuliato è Giuliani, ecco, che tanto è penalizzato, quindi partiva ultimo comunque, quindi probabilmente ha scelto di non fare le qualifiche non essendoci l'obbligo. Scalari è riuscito riesce a partire per un altro giro, bisogna vedere se riuscirà a portarlo a termine. Comunque paga già un ritardo di quasi un secondo al primo intermedio. Rimaniamo su di lui a questo punto, che tanto chiudeva lui la sessione, però con questo testa a coda direi che ha fatto un po' di show per gli spettatori. Allora che salute, ciao bella gioia, ciao. Scalari, dov'è in classifica? Dov'è, aspetta. È secondo. Eccolo, ok. Beh, allora, praticamente a posizioni invariate per i primi 5. Ponza è salito in quinta posizione, Lincoln in sesto, Prosperi settimo, Didi ottavo, Morelli nono, Pier Battista decimo. E a questo punto si passa in warm-up. Il warm? Il warming up. Così sei già bello carico proprio. Da paura. Mamma mia. Lo dicevo prima mia moglie, dicevo, sai che se dovessi correre il venerdì veramente... Mi scrivo, mi ritiro, cioè non ce la fa possibile. Però il DTM lo metteremo di venerdì. Da buon bastardo. Il DTM passa al venerdì. Ecco,
ti ricordi i giri di lancio, i giri di formazione mercoledì? Assisteremo alla stessa cosa anche qua. Con un giro di 4 minuti. Ah, sì, sì, a cannone. Ma qua mi sa che saranno 6 minuti. Mamma mia. Mamma. E qua sì. Vabbè, che però sono delle GT, quindi bene o male, dai. Un po' di gas in più possono darglielo qua. Rispetto al WTCC, che è stato protagonista SPA su SRV, insomma. Dovrebbero, se girano normalmente in 3.50, 3.51, 3.52, almeno su 4 minuti, 4 minuti qualcosa dovrebbero poterci stare. Senza farci addormentare nel giro di Recognition. Vabbè, facciamo un attimo di pausa, che tanto il warm-up dura solo 5 minuti e quindi poi gas. Si va di gas, a fra poco. Ciao. Fra poco.
Rieccoci tornati in diretta. Ciao a tutti di nuovo. Io non saluto. È sociale questo. Così alternativo stasera. Alternativo, non te lo saluto. Ma sei appena tornato da Sochi per caso, dalla cerimonia inaugurale dei giochi olimpici invernali? Che... No. Da Sochi me. Da Sochi me, esatto. Da Soka. Da Soka. No, sai cosa vuol dire Sochi in russo? Soka. Che bene. Vedi che alla fine si conduce tutto lì, tutto lì, tutto lì. Vai, vai. Sì. No, invece sono andato a fare a evacuare un attimo un po' di liquidi in eccesso perché non ce la facevo più, quindi penso che ti fa piacere a saperlo. Non avevo il gatto che mi guardava stavolta. Che io non riuscirei mai a farlo col gatto che mi guardava. No, 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 pure poi... muta stava, poverina, però. Okay, no. Che mi guardava in maniera orrenda, dicendo, io sono schifo. Ma a te piacciono i gatti? A me tantissimo. Il gatto ti piace un casino? Sì, io li adoro i gatti. Minchia, io li odio di cazzo, cioè mi stanno sul culo in una maniera incredibile. Io amo i cani, i gatti proprio, cioè per carità non gli farei mai del male, cioè. Però boh. No, vabbè, il cane è stupendo, però il cane è troppo impegnativo. Lo so. No, cioè lo fai solo soffrire, perché sto fuori di casa 15 ore al giorno e il cane è così, è improponibile. Il gatto si fa i cazzi suoi. Sì, sì, quello è vero. In particolare questa brutta bastarda che ho, non è che mi piaccia moltissimo, perché proprio è... Perché oltre ai cazzi suoi si fa anche i tuoi. Sì, soprattutto. No, poi non dà soddisfazione, non sta in braccio, cioè... minchia, non devi fare un cazzo, gatto, devi stare lì, farti accarezzare, dammi un po' di soddisfazione, no, va via. Con tutti, okay, che... Bastarda. Esatto. L'abbiamo salvata a mezzo alla strada e facevo pure le iniezioni intramuscolari da piccola, poverina, che aveva... Era messa male, questa è la ricompensa, la via curva. così esatto. Il collo è andato, esatto, si è rotto. Si è rotto il collo. Sani commenti e sane storie del motorsport quotidiano. Sì, soprattutto facciamo i cazzi nostri, i nostri cazzi in diretta. Sì, sì. È bellissimo. Sì, sì. Chi sapesse, se qualcuno conosce qualcuno che appunto ha conoscenze di qualcuno, magari di qualcun altro che fa cose, che vende cose, incontra gente, vendono magari orologi caduti dai camion, mandatemi pure un PM che io e dico marca, prezzo e mi piacerebbe quello. Cazzo, madonna, mi sono preso con gli orologi di nuovo, cazzo, la rovina, ragazzi. Come di nuovo? Nel senso che io ho sempre avuto la fissa degli orologi, però... Ah, sì? Minchia. Però, porca mignotta, ti costano troppo. Tipo Tag Heuer, Rolex. Sì, Black Pain. Panerai, Hublot, Zenith. Tutta roba. Così, andati bene, proprio. Sì, sta minchia, non è neanche uno, tranqui. Però, mi piace. Devi venderla a casa per comprarne almeno due. Sì, io, mia donna, stai zitto che ho trovato lo Zenith Christopher... Robin, quello no, Christopher Lambert è invincibile. No, quello Cristoforo Colombo. Madonna Dio, ragazzi. Troppo. Bellissimo. Comunque, diciamo. Io non li porto, quindi non me ne può fregare nemmeno. Ecco. Beh, comunque, le ruote girano. Esatto. I volanti volantano. Il motore ruggisce. E quindi adesso, tra un po', dovremo partire per la gara. E i piloti stanno provando l'ingresso ai box. Sì, devono fare praticamente 3 minuti e mezzo, 4 minuti per provarlo. È che questo che odio di queste piste, che devi farti un giro completo per provare un cazzerrimo di... Beh, diciamo che se voglio mettere proprio una punta polemica, non è che magari l'ingresso box lo provi nel warm up, puoi anche provarlo un attimino prima. Sì, no, però è un po' una palla comunque provarlo. Sì, però... Comunque... Dai, su. Se non le sai, salve. No, Romeo, no. Che è successo? 88 di ping, no. No, sì. Che schifo. No, è espulso. Stavo guardando un attimo il tratto in uscita dalle Porsche. Mm-hmm. Dove ci sono quegli anti-cut all'esterno. Sono parecchio alti. E lì, quando si è in bagarre, come abbiamo visto prima in qualifica, fra i quattro piloti delle retrovie, è dura, perché se esci appena appena lì ti portano fuori ed è un attimo che pam c'entri il muro, cazzo.
Che spettacolo. Che ci voleva, si sarebbe uscito meglio con la vocina, quel pam lì così. Lo so, ma può darsi che arrivi dopo, può darsi che arrivi dopo. Il nostro ospite speciale. Va che bello sto panerai, va che bello sto panerai, madonna. Sì, basta con gli orologi. Cazzo. Che ti devo passare un film di Moana così almeno per farti capire quanto sono vecchio. Dai, sappiate che i rasoi, gli epiledi e quant'altro non sono stati inventati prima degli anni 90, quindi in quel periodo. Vedi te che roba. Jimi Hendrix sul pube si sprecava. Micchia, mamma mia, spettacolo. Mamma mia, questo folklore così. Dai, sto folklore. Dai, che si sigla internazionale. Yeah. Ecco tutti i piloti schierati. Sì, non si parla durante la sigla, però. No, scusate, avete ragione. Questa la rifacciamo, fermiamoli tutti che la rifacciamo. Ragazzi, ragazzi, veramente esco, grazie. Ecco che iniziano a prendere confidenza con le vetture nel giro di ricognizione di questa bellissima pista che Bosia ci descriverà perché la conosce molto 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 bene. C'è la curva X che No, però comunque stavo pensando, con tutte le volte che vedo la partenza di così tanti piloti insieme, viene sempre in mente la mia prima gara online. Come ero teso, spettacolo. Attenzione, ci sono dei problemi dietro, scusa se ti interrompo. Vai. Marino che è rimasto bloccato. E adesso è l'ultimo, 31esimo. Non riesce a partire. Non avrà il tastino. Il problema è che mi pare di aver letto prima in chat che non si sarebbe riavviato a prescindere dopo un po'. Infatti si è ritirato subito Marino. Come parte male la serata per Marino. È un peccato, anche perché tra l'altro, se non sbaglio, sono più piloti presenti stasera che nel round inaugurale di Spa. Sì. Perderne subito uno così dispiace. Però... sì, perché poi se sei in 30 la gara diventa anche più avvincente, diventa più bella. Poi con tutte queste scie qua sono veramente molto curioso. Sono veramente molto curioso, ragazzi. Tanto c'è Lezzo in 29esima posizione che sta dando spettacolo con in testa a coda. All'uscita della curva che immette sull'Audier, che è Tertre Rouge, dove purtroppo Simonsen ci ha lasciato la vita. È quella. Ho capito. Ma com'è bella avere Teddy in diretta che ti conosce tutte le cose. Sì, sì. Infatti io ho detto, forse non riuscirò a vedere Machi qua, però ho detto no, cavolo, una a una devo andare, perché non posso non fare almeno una diretta con Teddy. Quasi fatta. Ciao ragazzi. Ciao. Tanto il gruppone è arrivato alla seconda chicane con il nostro ospite, la chicane Michelin, denominata Michelin, che è quella che poi mette sull'ultimo tratto dell'Unaudier che porta al dosso di Mulsanne, dove si trovano in questo momento, famoso dosso che abbiamo già citato prima. Che balle, basta. Non lo dire più, perché se non sono attenti i telespettatori non se lo meritano, scusa, dai. Non è neanche giusto che tu... Buonanotte. Sto zitto. Curva di Mulsanne comunque intanto. Ah, a destra. Esatto, curva secca a destra dove ci si arriva con una leggera piega dal rettilineo, che è stata introdotta successivamente per rallentare ulteriormente le vetture, altrimenti si arrivavano sparate a 400 all'ora praticamente alla staccata di Mulsanne quando ancora il rettilineo non era spezzato. Ecco, ma lì non è dove si sono tirati una legnata, una Ferrari e una P1? Sì, però, bravo. Pierguidi credo. Esatto. E Davidson, se non ricordo male, sono tirati una legnata di quelle che, guarda, ma non li ho invidiati. E qua a Indianapolis dove è uscito Fisichella quando ha demolito la sua 458 GT2 nella prima serata di qualifica, dove
praticamente ha lasciato il team con un bel lavoro da fare in vista della gara. Sì, sì, sì. Gli affic- ah, sì, è vero, madonna. Anzi, il primo giorno di test, scusa, non erano le qualifiche. Hanno dovuto ricostruire tutta la macchina in un giorno e mezzo, perché le qualifiche erano la notte successiva, per sicuro. Svolgono di sera le qualifiche di domani. Io, per esempio, trovo, tra virgolette, non dico ingiusto, però vabbè, per carità, è così e via. E il pilota gli si dà sempre il merito di essere comunque un gran pelo, ci sono pochi che hanno la dote, ci sono pochi che hanno i soldi anche per farlo, eccetera, quindi alla fine chi è più in vista è sempre il pilota. Ma io immagino soltanto i meccanici che si smazzano e si fanno un sedere tanto nei box tutto l'anno, guarda che, cioè, e se ne parla troppo poco comunque, secondo me, perdonatemi questo mio sfogo, ma secondo me se ne parla troppo poco dei meccanici. Ma sai, se ne parla poco a livello mediatico sicuramente, però a livello di squadra, almeno sentire le interviste o sentire anche i meccanici stessi quanta passione ci mettono per i propri piloti, vengono quantomeno gratificati anche, sì, solo sì, a livello sì, umano, proprio dagli stessi piloti, cioè, si crea proprio uno spirito di squadra che strepitoso, è difficile credere, certo, che ci sia nell'automobilismo, ma è così, insomma. Intanto sono arrivati, praticamente alle ultime chicane prima, esatto, della partenza. Anche Alessio è riuscito a ricongiungersi, sì, alle S Porsche. Vero, vero, vero. Affronta le ultime due chicane Ford. Ecco, l'ultima ed S. Ed eccolo, adesso gli darà del gran gas e via, sì, parte, sì, questo, sì, secondo, sì, appuntamento. Esatto, esatto. Green. Dietro Scalari, poi c'è Catricala di cielo. Adesso vediamo tutto il gruppone abbastanza sgranato. C'è Lipari che ha lasciato un solco enorme tra lui e il pilota che lo precede. E Mazzei, veramente enorme. A vedere se qua la chicane Dunlop ci saranno dei casini. Perché non vuole, no, Lipari. Ecco. Subito. Tanto lotta. Qua comunque la vedo dura. Se Romeo non riesce a fare la differenza subito in queste S. Perché poi nel rettilineo la vedo veramente difficile staccare il pilota. Infatti Scalari molto molto bravo. Ho avuto un'incertezza. Vediamo adesso. Inserisce la vettura per il rettilineo. Vediamo un pochettino. Sicuramente riprenderà la scia. Sicuramente. Anche Catricalà è lì. Invece ha perso un pelerrimo di cello. Dicello. Sì. Non lo però vede. Ricordiamo che la Nissan in velocità di punta dovrebbe essere un po' più avvantaggiata rispetto agli avversari. È vero, è vero. Guarda, attenzione Scalari che si butta all'interno della chicane PlayStation. Sverniciato, passato, proprio. Passato proprio. Sverniciato passato Romeo. Proprio. Sì, sì, sì. Passato proprio senza problemi. Dietro, attenzione, c'è Morelli che ha tagliato la chicane e si è affiancato a Didi adesso all'esterno. Morelli che occupa la settima posizione. Adesso vediamo Romeo che restituisce il farole a Scalari. No. Scalari stavolta protegge, no, l'interno su verso. No, però sembra, no, che abbia, ma alzato un pelino. Ma non riesce. No, non ce la fa, è vero, non ce la fa. Aspetta, no, mi è sembrato strano sta cosa. No, perché io conosco io ho avuto l'impressione che abbia un attimo alzato il piede. Sì. Perché tanto la chicane non è a suo favore. No. E avrebbe probabilmente rischiato, vedi che qua la scia la sente come. Però anche qua giustamente Scalari molto bravo, protegge l'interno. Quando esce di scia è il muro aerodinamico, è quello, perde velocità. Sì, cavolo, però può darsi che Scalari abbia un setup più scarico, veramente molto più scarico, perché sì. Romeo sembra che gli abbia, cioè, che abbia veramente un camion. Cioè, assurdo, cioè mi sono rimasto veramente allibito. Secondo me Catricalà sta facendo un po' già i conti, per dire, questi due qua si scannano, ma vediamo un attimo cosa. Guarda che fatica, sì, che sì, fa. Sì. Molta fatica. Adesso sono all'ingresso della Indianapolis. Di cello dietro, intanto non cello è arrivato proprio bene. Ha rischiato molto. E comunque è riuscito già a staccarsi rispetto al quinto. Qua Romeo è uscito molto meglio, non c'è nulla da fare per adesso. Sta interessante quale alle Porsche adesso, perché sì,
non so se è consigliabile stargli. Sì. Sì, vai, vai. No, dico, non è consigliabile stargli troppo attaccato, perché se Scalari è effettivamente un po' più scarico, rischi avere Medica e Romero è costretto addirittura a frenare in questo punto. Ma poi il problema è che essendo più carico lui è più veloce, però Scalari se è bravo a non farsi pigliare qua. Esatto, guarda qua, Romeo ha sentito molto probabilmente anche un pelo di scia, esatto. Lì che sono tutte di percorrenza, infatti guarda Scalari. Esatto, esatto. Ah, beh, in sono più contento. C'è Catricalà che è lì. Che è lì. Quindi Romeo non ha la vita facile come a Spa in questi primi istanti. Perché... qua la differenza è difficile a farla. Sì, sono assolutamente d'accordo. Qua rettilineo, chicane, ci sono praticamente due curve, 3-4 dai. Cioè, poi... No, vabbè, il tratto tecnico sono le S-Porsche. Sì, appunto, è quattro curve. Però è l'unico vero tratto tecnico dove uno può fare la differenza, però... Vedo Romeo che fuma... parecchio, eh? Deve avere una ripartizione della frenata abbastanza spostata verso l'anteriore. Cioè, Scalari sembra molto più equilibrato, diciamo. Anche lui per adesso. Però Romeo va veramente giù di pedale, sia di gas che di freno, alla stragrande. Con questi due lì davanti è anche difficile staccare. Anche perché qua. Poi Dicello, vabbè no, Dicello ormai è un po' distantello. ho fatto la... Ecco, di nuovo Romeo che si butta all'esterno, stavolta è molto... è uscito giù. Molto veloce, però qua, vedi come tiene giù in Scalari, riesce a riprendergli velocità. Qui è assetto. Adesso voglio andare sul rettilineo. E dietro c'è Prost su Dicello. Adesso voglio andare. Prosperi si gira, attenzione alla prima chicane. Porca. Ha usato troppo. Sì. E viene passato anche da Ponzo e probabilmente da Pier Battista sullo spunto. Sta arrivando con la sua Aston. Ma forse non ce la fa Pier Battista. Stavi dicendo su Romero. No, adesso Romero è rimasto più dietro e addirittura Catricalà si avvicina a lui. Ma stanno tutti un po' giocando secondo me, perché anche Catricalà si è tolto un pelino dalla scia di Romero. Ma giocando in senso buono, Però nel Catricalà è l'unico che veramente ha diciamo così la giustificazione, no? Nel senso, ma sì, sono qua, sì, vero, li guardo, vediamo cosa succede. Ma Romeo è Scalari, no? Adesso voglio vedere Romeo, si leva dalla scia e hai due lunghissimo, mamma mia, cosa. Ha lasciato giù 6 kg di gomma. Però intanto è riuscito a tenerla lenta. Guarda come è uscito bene per lo Scalari. Sì, adesso lo rivediamo poi all'approccio a Indianapolis. È uscito addirittura prima. Guarda come lo ripiglia. Guarda, è assurda. Guarda come gli va via. Sì, ha un assetto scarico. Mamma mia, incredibile. Ottimo assetto per Scalari. Complimentoni. Intanto Mazzei in 29ª posizione già ai box. Giusto per una segnalazione e ho paura che si sia ritirato così come Luca Heineken. Due protagonisti. Luca Heineken si è già ritirato. Romeo, mamma mia, anche Scalari. Mamma mia, che è entrata l'Arnage. È entrata un po' troppo, però molla il gas. Romeo, il gas e fa ripassare Scalari. Anche Catricalà, attenzione. Adesso, Romeo ha usato troppo. Vanno uguali. Allora, Catricalà e Romeo, guarda, sono identici. Adesso vediamo. Però Catricalà adesso si è preso la traiettoria. Un pelo lungo. Rischio. Può incrociare Romeo, sta tranquillo lì dietro. Guarda, Scalari davanti cosa combina. Sbagliato, eccolo là, ho sbagliato. No, anche Romeo. No. Mamma mia, colpaccio. Ha forato. Ha pure forato Romeo. Rivediamo cosa è successo. Mamma, alla fine la Scalari è andata quasi bene rispetto a Romeo. Perché si è proprio appoggiato molto più a velocità ridotta. Romeo proprio l'ha tirata una tramvata, vediamo se si fermerà ai box a questo punto. Si ferma. Accidenti. Si è distratto quando ha visto Scalari fuori. Erroraccio di Andrea, erroraccio. È proprio un peccato. Mi sa che si ritira. No, sta pasticciando col limitatore.
E chi ci troviamo davanti? Catricalà. E ne ha approfittato la stragrande, come era ipotizzabile. Sì. È vero. Oddio, ha preso i suoi rischi, perché quando si è buttato all'interno di Romeo ha tirato una staccata che a momenti anche lui finisce lungo e disteso per campi. Anzi, per Mui, visto che... Tanto il motivo del ritiro di Luke Heineken è il danneggiamento della sospensione. Mentre Mazzei ha avuto un incidente, quindi è plausibile pensare che i due abbiano avuto un contatto, purtroppo. Peccato. E Romeo adesso... Urca, ragazzi. Che ha fatto un errore posizione. Che non mi aspettavo, comunque, devo essere sincero, un erroraccio di Andrea questo. Ponzo in quarta posizione, autore del giro veloce che sta recuperando su Dicello. E difatti lo vede già all'uscita della prima chicane del rettilineo, la PlayStation. PlayStation si chiama? Sì, si chiama PlayStation. E quell'altra Xbox. No, non sponsorizzeranno mai assieme qualcosa. Mi dice qual è che... la Wii? Ah, la Wii Suka. Anche Prosperi che si sta avvicinando a Pier Battista per la quinta posizione, quindi si stanno, diciamo, preannunciando dei due duelli, diciamo, per la top 5. Mentre vedo difficoltà assolutamente Sanacora. Adesso viene passato da Lipari in tredicesima posizione all'attacco della seconda chicane. È decisamente fuori forma Giuseppe stasera. Molto probabilmente. E dietro di lui il suo compagno Grassi, tra l'altro. Poco allenamento. A meno che non puntino su una strategia assolutamente conservativa, però sono già a 21 secondi dal leader, insomma, di strategia non è che recuperi. Diciamo che siamo al limite. Mi sembra abbastanza. Per gestire metà, diciamo, per recuperare metà. Di Sanacore. Ecco. Stavolta non gliel'hai tirata, no, ma poi gliel'hai tirata, lo stavi. No, ecco un po'. Sta andando come schifo, quindi. Esatto. Peccato. Ma sono rimasto male, stupito da quell'erroraccio di perdonatemi se ritorno su Romeo, ma sono rimasto male perché non pensavo. Non pensavamo, penso nessuno di noi pensava, perché alla fine delle finite doveva solo stare lì un attimo tranquillo e gestire la situazione e capire un po' come poteva evolversi la gara, anche perché la gara sono 60 minuti, ragazzi, non è che... È quello. No, che non è che mezz'ora alla morte tirata. Ecco, vabbè. Poi quando uno abbassa la visiera, reale, virtuale che sia, certi ragionamenti si scorda o tende magari a lasciarli un attimino in sparte. Ecco. Sì, su quello hai perfettamente ragione. Non io, però tanti piloti lo fanno. Sì. Allora, me la tiro però, perché vado piano, allora ho tempo di ragionare su queste cose, capito? Scusa. Sapessi i ragionamenti che faccio io in gara. Mamma mia. Le divine commedie. Penso che ogni tanto ci comunichiamo col Whisper e ci raccontiamo delle barzellette mentre affrontiamo. Che culo. Curvoni a velocità ridotta. Tanto l'annunciato duello Ponzo di Cello potrebbe iniziare a breve. Se Ponzo è scarico come penso, perché prima gli ho visto fare una velocità abbastanza buona, secondo me già in questo rettilineo, guarda poi com'è vicino, sì ormai lo sente anche di Cello, un po' impiccato in frenata, poi non so se è una caratteristica sua o della macchina, però ma è vicino anche all'ingresso lì a Tetra Rouge non dovrebbe richiedere una staccata così violenta, è molto da non da percorrenza ma una via di mezzo, diciamo, perché altrimenti perdi velocità ovviamente che poi portare sul dritto, però intanto Ponzo inizia a sentire la scia di Dicello e probabilmente, se non ci sono problemi nella chicane, problemi che ha Dicello in frenata, avrei visto come ha saltato sui piedi. Mamma mia, cioè io comunque vedo Ponzo molto più tranquillo. Sì.
Comunque niente, Catricalà è andato, Scalari non riesce a tenere. Dietro c'è Triello con Prosperi, Pierbattisti e Morelli. Morelli ormai è vicino a Pierbattista. Sì. Niente, si butta fuori, eccolo Morelli per la quinta posizione. Che staccata che gli tiro Pierbattista all'esterno. Ma no! È vero che era in traiettoria ideale, però ragazzi, bravo. Inserita un po'. È uscito usciterrimo. Usciterrimo? Di nuovo Morelli si butta all'esterno di Pierbattista. Stavolta lo svernicia. Sembra che le Audi ne abbiano un po' di più, però. Ma in effetti, cioè, mi sembra abbastanza evidente che questo... Al di là delle scelte di assetto o meno, però è già la seconda vettura dopo quella di Lipari. Sì. Che vediamo di sverniciare un avversario, andarsene così. Insomma. Quindi, probabilmente, visto che la fisica è diversa da macchina a macchina, c'è un qualche fattore che va a favorire l'Audi da questo punto di vista. Può essere. Romeo è proprio, c'è anche proprio l'auto disfatta, comunque, ragazzi. E a questo punto dovrà pensare a portare a casa qualche punticino. E per lui vuol dire comunque rientrare tranquillamente nella top 10, non me ne vogliono gli altri piloti. Però insomma... Sì. Ovvio. Certo, non ci si può mettere in testa, salvo clamorosi episodi, che non auguro a nessuno di arrivare a podio, insomma. Questo è sicuro. Pierbattista ha ripassato Morelli, comunque. E Morelli adesso ripassa Pierbattista nuovamente prima delle chicane Porsche. E Prosperi ringrazia e allunga. Esatto. Certo. E io allora... sapevo che sei sconvolto da sta cosa di Romeo. No, mi sto concentrando perché voglio vedere in quale settore la Tricalà fa la differenza. Esatto. Perché invece qui sono un po' dietro fatto... a vedere se c'è qualche lotta interessante, ma sono tutti piuttosto distanziati. Solo Coccovillo 58.9 sta ingavillando con Gussoni nelle retrovie, parlando della 21esima posizione. Quindi anche qui, guarda caso, un Audi Coccovillo del Racing One. Esatto. Allora, erroraccio per Morelli. E passa Pierbattista ancora. E qua mi sa che fanno una sorta di storia infinita per questa gara, perché Pierbattista non ne ha probabilmente per andare via, visto le prestazioni dell'Audi di Morelli, però Morelli ha già compiuto un paio di errori e si è fatto ripassare da lo stesso pilota dell'Astra. È andato sugli anticap Pierbattista. Mamma mia. Ci ho avuto la paura. Hai avuto paura così, la verità. Ho avuto la paura. Ma non la paura. Allora, è interessante capire per le strategie come si svilupperanno, perché la pista non dovrebbe creare nessun tipo di problema di consumo gomme, quindi sicuramente quelle... Presumo che saranno tutti per non cambiarle. Se non le hanno cambiate a Spa, non vedo perché qua non le debbano cambiare. A meno che non ci sia chi vuol fare proprio la tirata alla morte, soft e via. Però strategicamente, se uno ha un buon passo, perché può tenersi tranquillamente le gomme per tutta la gara. Corso è anche perché comunque alla fine, voglio dire, non, su una pista del genere mi sembra anche un po' sciocco non usare le dure, non lo so. Non ho il modo in mano, non ho fatto di test, però così su due piedi. Io ho qualcos'altro in mano, se vuoi, Busia, però. Intanto c'è un'altra fermata ai box, 25esima posizione, Christian Deramo, non me ne voglia. Questa sembra più una sosta strategica che dettata da problemi. No, mi correggo, al frontale distrutto, quindi ha avuto un problema. Ah, ecco. Niente.
strategie evidentemente. Che lo sapevo che dicevi la cazzata, lo sapevo, ecco, adesso cosa, abbiamo fatto, cosa, eh. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa? No, niente. Ma c'è qualcuno in chat che si lamenta? Aspetta che guardo. Ah, no. Tommaso che scassa la minchia. No, 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 no. No, 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 hanno messo un link di quello che è morto, che di quello che ha invento Unix e... boh, non mi ricordo più chi. Eh? Hanno messo un link di uno che è morto. Hanno messo un link di uno che è morto, che è quello che ha inventato Unix. Ah, ho capito. No. Sento la mazza con quello che stiamo dicendo, però grazie. Lo so, però dalla chat dicono quello, quindi... Sì, 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 sì. Interagisco. Certo, mi sembra giusto. E com'è che diciamo noi? Ciao, ciao, ciao. Ciao, bella gioia, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao bella ciarnia. Ciao. Allora, e dicevamo che praticamente... Teramo riparte adesso, 27. Allora, adesso quindi. Scalari non perde più. Io ve lo dico, ve lo annuncio, ve l'ho detto, eh. Poi non dite che non ve lo... Perché non fa più Scalari? Non sta più perdendo. È rimasto bello inchiodatello. Se, 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 se. Comunque sono 2 secondi e mezzo, ma lo vede ancora davanti il suo caro amico Catricalà, quindi... Sì, sì, ma infatti... boh, non lo so. In più a cercare di resistere, non strategia so neanche... permettendo. Sì, non so neanche se qua le scie possono... le scie, scusate, i doppiaggi possono creare qualche problema, ma non ho... boh, no, non penso. Se li trovi sul dritto possono... favorire più che creare problemi. Lo so, però qua di dritti ce ne sono pochi. Sta fermando anche Bosco, dal Playboy, scusate se interrompo questo simpatico separietto, diceva posizione. Stavolta vedo che la macchina è integra, quindi in questo caso potrebbe essere strategia. Paga 26 secondi e 3 dal leader. A questo punto vediamo cosa si inventerà. Catricalà, tra l'altro, ha fatto 309 all'ora di velocità massima, quindi... Sì, ma secondo me... direi, perché... Sì, cioè... però, cioè, va bene, ok, tutto quello che vuoi. Comunque ha fatto 309 dietro Romeo. Romeo dietro di lui faceva 302. Il feed di Bosco è durato 19 secondi. Qui vuol dire che veramente, come dicevi te, una differenza strategica di setup che comunque, per quanto mi riguarda, sta pagando. Ma perché sì, era... perché alla fine, cioè, alla come fine dicevamo prima, Romeo. Esatto. A suon di rompergli i coglioni ha fatto sbagliare Romeo. E non è roba da poco, anzi, onore e merito a Scalari che ha fatto questa scelta. Cavolo, guarda che importante, molto importante. Ma anche perché se riesci a tenere la macchina comunque relativamente stabile nelle 4 curve Porsche, dove alla fine... si fa, diciamo, la differenza a livello aerodinamico. Sì, sì, no, non è che tutto quello che perdi in velocità di punta, in spunto, nel tutti gli altri 12 km lo riguadagni in quei 500 metri di curva, cavolo. No, cioè, infatti, no. No, il circuito non è 50-50 tra curve in appoggio, da pelo e rettilinee. Qui sono praticamente tutti rettilinee di partenza, eccetto quel tratto. Quindi esatto. L'assetto penso che sia abbastanza obbligato. Per questo tipo di gare, poi ovvio se hai un prototipo in mano e puoi gestire la gara in un'altra maniera, ok, ma qui stiamo parlando di GT, qui. Assolutamente. Penso assolutamente. Che sia poco da discutere su sta cosa, però insomma se poi nelle interviste post gara qualcuno ci vorrà spiegare come è stata messa in pista la propria auto, insomma siamo ben contenti di ascoltare dalle vive parole dei protagonisti. Tu io no? un po' meno. Ti do in mano qualcosa, Busia, così sei più contento. Che spettacolo. Intanto, purtroppo, Deramo si è ritirato. Anche lui. Chi? No, stavo scherzando, figurati. Quello di prima con l'Audi che si è fermato, con, capito? Sì, sì. Voilà. Deramo. Arrivo, Deramo. Un attimo, arrivo. Buonanotte, Busia. Intanto è impazzito il... Stavo per dirlo anch'io. O è impazzito o è crashato qualcuno, perché non vedo più... Catricalà. Ma Catricalà è in sesta posizione. No, è addirittura 11° adesso. Che è successo? Poi mi sembra regolarmente primo. Tant'è Scalari in 13ª posizione, viene segnato, però è lì dietro a Catricalà.
Deve esserci qualcosa nel live timing che è andato a, a donzelle di facili costumi. E tra l'altro succede solo a loro due, perché poi Di Cello e Ponzo, che erano, risultavano terzo e quarto, si hanno scalato una posizione proprio loro adesso. Ah, ecco che è tornato adesso, ok. Nel taglio al traguardo è di nuovo a posto. Probabilmente hanno saltato l'intermedio. Intanto Prosperi fa segnare il giro record, quinta posizione. Tra l'altro vede sempre Ponzo e Di Cello lì davanti, ma non è ancora riuscito ad andarli a prendere, così come lo stesso Ponzo sembrava potesse attaccare Di Cello molto più agevolmente un giro o due fa, invece alla fine si è assestato. Sembra quasi aver perso qualcosina. Eh sì. Pier Battista e Morelli sono salutati, Morelli ormai a 3 secondi e 3 sullo stesso Pier Battista. E adesso ci si gioca un po' la gara sul passo e non più e sulla strategia e non più, diciamo, con i contatti diretti. Intanto Cappiello in 12ª posizione si è fermato in box con la sua Z4 e anche qui sicuramente è una fermata per 23 secondi di sosta. E si sta fermando anche Pasolini in questo momento con la McLaren. Romeo sta arrivando alle S finali con la sua 458 distrutta nel frontale, e recupera almeno una posizione sullo stesso Pasolini. Romeo che è comunque solo 20esimo, quindi è proprio dura per Andrea stasera, veramente veramente sì. Dura. Tanto Bosia se n'è andato, ma Scalari non ha mantenuto costante il distacco da Catricalà, perché adesso è salito a 3 secondi e mezzo scarsi. Quindi, anche se lo vede sempre lì davanti, piano piano gli scappa. I primi 5 non sono proprio tanto lontani tra di loro, perché ci sono 10 secondi tra Catricalà e Prosperi. Sì, sono comunque tanti, 10 secondi sono... Sì, sì, è vero. Diciamo che la lotta più interessante è quella per... mamma mia, Prosperi! Mamma mia, cosa ha rischiato! Ha visto il portattacca di Ponzo proprio davanti alle lenti a contatto. Il nome del concessionario l'ha letto bene. Esatto. Mamma mia. Stavo almeno giusto dicendo che la lotta più interessante era quella per il podio, perché erano tutti lì relativamente vicini, però... con questo errore Prosperi si è un po' staccato, adesso cercherà di rientrare sperando magari in qualche defiance dei due avversari diretti di davanti. Io sto scorrendo piano piano la classifica per capire. Playboy è veramente messo male, il red, sì, oltre al problema di Romeo ci sono Dennis Grassi, Giuseppe Sanacora in 10ª posizione, che sono i due piloti meglio piazzati e non stanno certo brillando nonostante il loro blasone. Mentre invece c'è Fabio Bosco in 14ª posizione che sta attaccando Maresca, è un duello ravvicinato, potrebbe essere interessante seguirlo. Il Bosco che ha appena effettuato la sosta al box, esatto, tutto all'esterno di Maresca, magari sfruttando un po' le gomme più fresche. Infatti Maresca lo lascia praticamente sfilare senza problemi all'ingresso della Indianapolis. Bosco, che è il compagno di Romeo, è comunque tuttora solo 12esimo. Adesso abbiamo praticamente in fila i tre playboy dal 10° al 12° posto, anche se parecchio staccati fra di loro. E finalmente abbiamo il pit stop di Scalari, eccolo qua. Esatto. Davanti a Seccia Lipari con la Porsche. E quindi davanti abbiamo la coppia del Pulse Motorsport che sta comandando con Catricalà davanti a Di Cello. Vediamo Scalari quanto starà fermo. Sta fermando anche Morelli dietro di lui. È lunga la sosta di Scalari. 22 però. Secondi. Ok.
siamo praticamente a metà gara. Sì, mezz'ora. Sì. Bitunico sicuramente. Anche Michele Morelli al box. Sì, sta ripartendo adesso, si era fermato proprio dietro a Scalari poco fa. La grafica indica un pit stop di 4 secondi. Non so se hanno fatto tempo a svitare i bulloni delle ruote. Ha fatto 4 secondi e praticamente l'hanno salutato nel passare, basta, perché ha fatto molto di più. Tornare a guardare il replay di Morelli per capire se la sosta è stata effettivamente corta oppure il live timing. Probabilmente. Esatto. Allora, Morelli, scusami, ha praticamente piantato un testa coda all'ingresso della S Ford, quindi della seconda S, quindi non aveva preso la strada della corsia box, poi si è girato nella percorrenza della S e a quel punto ha tagliato la pista abbastanza pericolosamente mentre sopraggiungeva Pier Battista. E si è andato a mettere poi in corsia box, quindi non so se si è dimenticato di fermarsi o che altro, non lo saprei. Pronto? Buonanotte. Via! Rieccomi. Ho dovuto sentarmi un attimo, avete sentito la mia mancanza o no? Chi sei? Ma che bastardo, niente. That's a murder. No, direi che l'errore del live timing di Morelli è evidente, perché la sosta è durata ben di più. Tra l'altro ha dovuto accodarsi a Scalari perché probabilmente erano la stessa piazzola. La sosta di Morelli è durata almeno 12-13 secondi, adesso così a occhio. E sono già state fatte tutte le cose, sì? Tutto fatto? No. 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 Ti ha fermato Scalari? No. Sì, ah. E nessun altro? E davanti abbiamo ancora Catricalà, che è seguito da Di Cello. Mentre Ponzo mantiene la quarta posizione, seguito da Prosperi, che gli è tornato sotto dopo un quasi tamponamento alla curva di Mulsanne. Bellissima. Questa supercazzola. Questa è la supercazzola. Questa mi è piaciuta particolarmente. Hai visto? Te la rifaccio? No, grazie. No. Attenzione, perché Ponzo e Prosperi stanno doppiando Betti, che è un po'... Spalla che la macchina distrutta davanti in stile Romeo. Romeo sta risalendo, ma è dura, eh. No, è dura. È ancora... È diciottesimo adesso. Diciottesimo, pensa te. Stop in contemporanea per Ponzo e Prosperi. Giusto? Ah, esatto. Chiaro. Ponzo siamo telepatici le macchine. E davanti a loro vi sono anche una... Su, Catofetta! E anche Catricalà! Mamma mia, tutti assieme! Attenzione che Vincello va a fermarsi proprio davanti al compagno, fa manovra, attenzione. E Prosperi? Dove si ferma? Dietro a Catricalà, praticamente l'hanno chiuso. Ma c'è una piazzola lì, la pit lane non è... Vabbè, Catricalà deve arretrare leggermente per ripartire. Vedi che Prosperi si è accodato perché la piazzola è occupata da Catricalà. Attenzione, perché questo è un problema per Prosperi. Quando non si hanno i pit group però è un casino, eh. Bello riparte assieme a Ponzo, attenzione, lotta alla fine della pit lane. Ponzo gli rimane davanti per un niente. No, Ponzo passa Di Cello. Esatto. Sì, esatto. Intanto arriva dietro di loro Sanacora, che non si è ancora fermato, quindi strategia molto conservativa per il pilota Siculo. E non dico Siculo a caso. Ecco, appunto. Prosperi sta uscendo solo adesso. Peccato, perché strategia rovinata così. Eh sì, ha perso tantissimo. Sono stati bravi ad accodarsi, scusa così. No. Perché in alcuni altri casi abbiamo visto anche piloti, non parlo di questa serie, ma in generale nell'online racing, che magari cercano di spingere il pilota davanti per accaparrarsi la piazzola. Intanto c'è stato un errore di Ponzo e ne approfitta subito Di Cello per riprendersi la posizione. Urca, è vero, guardalo lì. Guardalo lì. Lo vedo. Ma però Di Cello a me non è sembrato in forma nelle chicane.
guarda la sua è molto a rischio, è salta come un grillo. Nelle chicane non lo vedo per niente messo in forma. Messo bene, scusate, stavo detto una mezza minchiata. Anche tutta minchiata, però. Tutta? È vero, tutta. E quindi nel valzer dei pit stop abbiamo. Intanto c'è Prosperi. No, scusatemi. Galavi che ha passato di Dia, che però è doppiato. E stavo dicendo che nel valzer dei pit stop Pier Battista è passato in testa, seguito da Snowboda, che è sempre lì. Ma dica Bosia. No, Didi attualmente in quarta posizione, se non ancora. Hai ragione, l'ho visto adesso. Quindi praticamente Prosperi si è sdoppiato rispetto a Didi, perché Prosperi è ancora ottavo. Buonanotte. Fate finta di non aver sentito quello che ho detto. Quello che mi stavo chiedendo, ma dov'è Scalari? In realtà stavo parlando di Scalari, appunto. L'Audi davanti a Didia è quella di Scalari. Esatto. Che probabilmente come prima. E infatti, potrebbe esserci un problema di live timing. Esatto. Quarto, infatti è tornato quarto. Quindi il sorpasso di Scalari a Didia è effettivo. Per la posizione, ok. Però Didi non si è ancora fermato, giusto? Esatto, cavolo, è veramente dietro Scalari, eh? Porca, c'è la mucca. Beh, si è beccato 4 secondi adesso da Catricalà, perché i primi due non hanno ancora fatto la sosta. Quindi alla fine è riuscito a mantenere il distacco su Catricalà costante per un paio di giri, però alla fine suoi 2, 3, 4 decimi a giro li perde mediamente. Tanto è arrivato a 4 secondi di distacco. Porca c'è la mucca. Pedicello è abbastanza in difficoltà l'essere Porsche dopo che è stato passato da Ponzo. È a testimonianza del fatto che intanto Snowboda si ferma mentre Pier Battista prosegue ancora. Quindi Catricalà riprenderà la seconda posizione. Scalari saliva di nuovo in terza. Problemi per Snowboda al pit? Sì, c'è la Pischetta fermo che tra l'altro si è ritirato, visto adesso. Stranissimo. Quindi in testa abbiamo questo Pier Battisti che continua. Pier Battista. Pier Battista, scusami, è vero? Pier Battista che continua, ma è andato larghissimo. Mamma mia! E non è la prima volta che lo fa. Mi sono un po' capito, no? Sì, sì. Mi ha fatto un po' la cacchina alle mutandine, così. Giallo. Proprio, mamma mia. Gialla! Giallo. Giallo. Tanto c'è Scalari che non riesce a liberarsi di Didia. Restiamo su di loro, allora, perché sembrava potesse andarsene, invece Didia gli morde la coda ancora. E adesso qui c'è anche la scia. Vediamo un po' il confronto. Fa fatica a prendere la scia però Scalari, mamma mia. Porca vacca. Ma che roba. Mamma mia. Scalari ha sbagliato tantissimo la traiettoria proprio in questa chicane. Forse si è accorto di essere arrivato un pelerrimo lungo. Un pelerrimo, direi, anche, sì. E ha dovuto di nuovo pigiare sul freno per non finire direttamente nel centro commerciale. The Four. Esatto. Per non finire The Four. The Four! The Four! E qua si ripropone un po' il duello che all'inizio gara Scalari aveva gaggiato con Romeo. Era costretto a buttarsi all'esterno, ma non riusciva a passare nelle chicane. Sì, beh, Scalari con quell'assetto lì mette in difficoltà tutti. Anche se stesso un po', Sì, diciamo che non è che gli... cioè, capito? Però... Beh, comunque è duro da passare, veramente. Parlo del pilota, ma anche qualcuno in chat poi salta fuori. Capito? Capito?
Ma che roba, non ce la fa proprio l'idea il primo. Sembra di vedere davvero Romeo, che intanto è 14esimo. È arrivato dietro al suo compagno Dennis Grassi. Quindi è lecito pensare che una posizione ancora dovrebbe guadagnare in maniera relativamente agevole. Ma sto Pier Battista quando si fermerà? Perché alla fine c'è. Infatti, io. Cioè, allora. Vabbè. Lo dico in modo positivo. Attenzione, sì, non è sì. Che, insomma, siamo ben oltre la metà gara. Ma direi. Continua imperterrito, insomma, io non ho idea, scusatemi, non ho fatto delle prove in merito di quanto sia il tempo di percorrenza della pit lane, però diciamo che potrebbe rientrare tranquillamente nel gruppo con Ponzo, forse appena dietro a Ponzo e a Dicello, perché... Incredibile. Ecco, infatti che rientra adesso Pier Battista. Ecco, vedi. E teoricamente la benzina da imbarcare è di meno, perché hai già fatto una bella fetta di gara. Tempo per cambiare le gomme, se le cambi, quello è. E non è che le perderà tantissimo, sempre che non si trovi la piazzola occupata come è capitato ad altri. E non è questo il caso. Ma è incredibile, cioè ha fatto veramente uno stint lunghissimo. Tempo ora. Lunghissimo. Magari con le hard adesso può montare anche le soft. Meno benzina a bordo. Può essere. Infatti è già ripartito, è già ripartito. Infatti è già ripartito. Calavido passa in questo momento, sta arrivando Ponzo e Dicello. Si ferma anche lui adesso, sì. Quindi alla fine buon Pier Battista rientra in quinta posizione, dietro al proprio compagno di squadra Dicello, tra l'altro. Comunque alla fin fine la tattica che si è rivelata abbastanza buona, perché ha recuperato posizioni, quindi ottimo. E se poi effettivamente ha cambiato le gomme, può sferrare nell'ultimo terzo di gara, diciamo, ormai un attacco per il podio a questo punto, perché Ponzo e Dicello sono lì davanti. Ma infatti a lui con questa tattica la serissima possibilità di veramente combattere per il podio, cavolo. Qui è ancora fermo invece, riparte in questo momento, 12esima posizione, mentre sopraggiunge Romeo alle Shikama, che non dovrebbe rubargli la posizione. Romeo che ha preso e salutato Dennis Grassi, manco avesse la macchina rotta lui. In quanto sta girando Romeo? Romeo ha girato in 3, dunque il best lap in 3.52.4 con la macchina già rotta. L'ultimo giro l'ha fatto in 4.27. 4.27, quindi probabilmente qualche problema, perché girano sui 3.50. Sì, sì, infatti, ha fatto dopo il suo giro veloce ha fatto 3.54 e 3.57 alti. Poi ha fatto un 4.27, quindi probabilmente ha un contatto, un'incomprensione. Intanto viene segnalato il ritiro di Didia. No! In 14esima posizione. No, che peccato. Mi spiace. Stavo guardando un attimo Tanakore per capire se si era fermato o meno ai box. No, perché i giri in cui ci si ferma ai box dovrebbero essere attorno ai 4 minuti e 25, 4 minuti e 30 o superiori. Tanakore però ha girato altissimo anche lui, 4.02 nell'ultimo giro. Non vorrei che abbia avuto lui un'incompressione con Romeo. Potrebbe essere. Che erano molto vicini anche. No, però si trattava di Grassi che era vicino. In effetti Tanakore è davanti. Catricalà molto più veloce dei suoi inseguitori. Ultimo giro ha dato 2 secondi a Scalari. Un giro in 3.53, 465 per Catricalà. Mentre Scalari ha girato in 3.54, 224. Con Ponzo che invece
Ha passato Scalari. Ponzo ha passato Scalari. Esatto, il 3.54 era di Ponzo. Scalari ha fatto 3.55 e 492 nell'ultimo giro. È in difficoltà Scalari adesso. E Ponzo se n'è andato proprio. L'ha lasciato proprio sul posto. L'ha lasciato proprio sul posto, esatto. Mi mamma mia. Ha le bocche e anche il Licello ormai è lì. L'ha lasciato sul posto e gli ha detto, quindi, sai che c'è? Io me ne vado a pigliarmi il secondo posto, che almeno... Lo metto sicuro, esatto. Tutti questi piloti con la, tra virgolette, divertita di Romeo. Possono errore guadagnare. Di Scalari in uscita da... mamma mia, mamma mi sa che qua la paga assai. Mamma mia. Mamma mia. No, mamma mia. La Scalari ha... No, oh, ma questo qua è un problema proprio, però. Sicuramente problemi di lag. È un lag o è un problema della pista in quel punto? È si ritira a Scalari, ecco. Infatti, ma per la verità ha toccato pochissimo. Sì, però è l'impatto, la reazione che c'è stata, che esatto, gli è esploso praticamente il frontale dell'Audi. E un altro protagonista, purtroppo, questa volta addirittura è successo. Lascia. E infatti, e Romeo erediterà a ironia della sorte la sua posizione proprio a breve. Sì. Tra l'altro, riallacciandomi al discorso della serata di Romeo, direi che anche tutto il team Playboy non ha brillato stasera. No, a differenza no. Del Pulse Motorsport, che ha praticamente tre macchine nei primi quattro posti. Sì, grande gara. Loro hanno fatto sì veramente una grande gara. Confermo. E faccio i complimenti. E oltre ai piloti, diciamo, di punta, ci sono anche i team che probabilmente hanno lavorato molto molto meglio, perché onestamente una debacle, fra virgolette, così del Playboy non me la sarei aspettata stasera. No, il livello dei piloti in pista, anche di Grassi, che è sicuramente un pilota che può fare meglio del 12° posto. Sì, indubbiamente. A parlare di Sanacore, che tra l'altro Sanacore deve aver fatto adesso il pit, che è girato in 4.23.5 e nel giro, diciamo, di uscita. Esatto, però ha mantenuto quantomeno la nona posizione, quindi ha fatto la formichina, è partito molto indietro e alla fine è riuscito a entrare nella top 10 senza infamia e senza lode. Certo che comunque farà anche tutta la gara senza il frontale della macchina, Romeo, mamma mia. Ce ne va, Girando in 3.54, 3.53, insomma. Cioè... Sì, appunto. Questo dà una piccola dimostrazione di quello che avrebbe potuto fare se non avesse commesso quell'errore. Appunto. Queste sono banale, cose che ti fanno incavolare ancora di più. Sono quelle robe che ti fanno incavolare ancora di più. Cioè, almeno perlomeno me li farebbero veramente uscire fuori. Cioè... Ah sì, ma poi sai che puoi fare veramente sfracelli. O comunque anche se non vince, arrivare sul podio relativamente tranquillo. E da lì gestire per il campionato, anche se è solo la seconda gara di 6. Però, insomma, così è più difficile per lui, però almeno è un po' più movimentato, dai. Mettiamola così. Sì, è meglio per noi, sicuramente. Sicuramente. Vogliamo vedere un bel duello, secondo me, che si prospetta in 16ª posizione. C'è Orlando che ha recuperato un botto a Maresca, e guarda caso Orlando guida un Audi, cioè a sto punto è più di un indizio, perché guarda, se ci siamo su quelle immagini, guarda, posizione all'interno di 18. 16, scusa. Adesso è passato in 15esima Orlando. Qua. È quello che pigliato. Gli altri non riescono a fare le Audi sul dritto, le Audi lo fanno proprio così, a occhi chiusi. Sì. Ma poi ho notato veramente una facilità di accelerazione impressionante. Cioè, sì, perché non è solo velocità di punta, è vero, anche quando aprono in uscita. No, danno gas, cioè non ce n'è veramente per un esatto, per nessuno. Esatto. Cioè, danno gas, via, ah, regà, sai che c'è? Ti saluto, cioè proprio
Incredibile, incredibile. Cosa che teoricamente per con un assetto scarico non è che si sposa poi tantissimo. Voglio dire, cioè diventa già. Vabbè, che è di meccanica e accelerazione, però è più difficile tenere a gestirla. Cioè. Direi. Invece no. Guarda Maresca. Adesso Maresca, però l'ha vedi. Però vedi che allora sicuramente l'Audi ha dalla sua la velocità, l'assetto, magari l'accelerazione. Però vedi che adesso Maresca ha superato Orlando. Quindi alla fine forse Romeo aveva sbagliato assetto. È vero. Forse oppure Romeo Orlando è un pelo più carico rispetto a quello che poteva essere Scalari. Scalari, è anche vero che viste le posizioni che occupano, magari il livello dei piloti è leggermente diverso rispetto a quello di Romeo e Scalari. Non me ne vogliano, però. Sì, quello è vero. Quindi, allora qua Orlando come si butta dentro, approfittando di un errore traiettorio di Maresca. Quel tratto qua è tanto spettacolare quanto pericoloso. Quel rotolo lì che Maresca è andato a prendere adesso, passandoci sopra con mezza macchina. In alcune versioni di Le Mans è talmente insidioso che ti spara fuori direttamente sul muro. Nicchia. Nella versione in cui ho corso io, una delle prime Endurance, qualche anno fa, era veramente così. Addirittura quando avevamo partecipato alla 6 ore organizzata da Racing on the Web, in quella versione, quando passavi con il prototipo, noi avevamo... Maresca si è piantato letteralmente in uscita. Probabilmente si era visto i detriti della vettura di Scalari all'interno. Mamma mia. Lo dicevo, passandoci con il prototipo Euskadi, era veramente come andare sul sapone. Il problema è che invece di girarti, è qui Orlando guarda, su Maresca. Quale essere se ne va. Invece i girati appunto ti sparava all'esterno, quindi lì finivi la gara perché le sospensioni volavano come caramelle. Come ridere. Sì. Era un Marco finito, Era un tanto po' Pasolini, guarda che è arrivato. Era Pasolini, hai visto Pasolini? Hai visto invece che Maresca ha problemi in accelerazione, guarda come ha pattinato anche qua e Pasolini si affianca e lo passa. Urca. Non è problemi di gomme, sì. È la frutta. Ormai è quasi finita. È la frutta, sì. Può darsi che, secondo me, non vorrei dire una mezza minchiata, ma non è che ha montato è morbide. Ci ha provato. Però è anche vero che le morbide almeno 20 minuti di gara dovrebbero garantirtelo. Mezz'ora. Su quello hai anche ragione tu. Non sono delle super soft, ecco. Sì. Ti accettano sempre suggerimenti dalla chat se qualcuno ne sa di più, perché magari dei piloti che no, purtroppo per loro si sono ritirati. Un drago live che sto bannando. E intanto Maresca si gira e perde praticamente tutto quello che aveva fatto di buono fino adesso lo perde. Adesso è ancora fermo nella sabbia. No, il motore a frosto, altro che. Guarda le fiamme che escono dal V8 Ferrari. Niente da fa. Come ha fatto a finire lì così? Maresca ha finito la gara. Cioè non capisco se si è girato per colpa del blocco del motore, magari per una scalata troppo violenta o per... Secondo me sì. O il motore gli si è arrostito durante il tentativo di ripartenza. Boh, sta di fatto che è Gapu. E si è rotto, si è fermato. E si è rotto. Box, mi sentite? Sì, si è rotto. I hit the wall. Intanto Prosperi, con quel problema ai pit stop, si è giocato la lotta per il podio. Perché era attaccato a Ponzo, che adesso occupa la seconda posizione. Ah, sì. Gliel'hai tirata però Prosper che si è girato adesso. Ecco. Madonna di e sta cercando di rientrare quando arriva Morelli, ha perso la posizione pure sul pilota dell'Italian Drivers. Tanto Catricalà proprio Catricalà ha salutato tutti la compagnia. Ponzo ha corso veramente in maniera intelligente. Mi dispiace che si sia dovuto ritirare a Spa per un contatto, se non ricordo male, proprio con Giuliani che gli aveva
l'aveva scaraventato volando fuori dalla source praticamente. Sì. Perché aveva mostrato veramente un'ottima intelligenza e calma soprattutto, perché ha sempre guidato in maniera tranquilla, apparentemente almeno. Sì, vabbè, poi comunque ha gestito bene. Sì, piaciuto. Gli è piaciuto assai. Sì. Vero, vero, Errimo. Ma non è finita la gara? No, mancano già 5 minuti. Ah, ecco, ok. Quindi 5 minuti vuol dire che il leader farà ancora un giro, perché adesso si trova nella parte del terzo settore. Nella parte quella lì. Ormai sì. Lo fa il giro. Passato il secondo intermedio da poco, quindi sta arrivando alla Indianapolis. Sì. Yava. Però intanto dietro sto guardando dei distacchi che di Cello non ha mica mollato su Ponzo, sapete? Perché adesso gli si è riportato a un secondo. Cello sta lasciando gomma ovunque alla staccata della Indianapolis per cercare di avvicinarsi il più possibile a Walter. Vediamo se cercherà di portare a casa la doppietta per il Pulse. Sarebbe anche probabilmente doppietta in classifica di campionato. Stavo appunto guardando un po' la classifica. Stai facendo i conti meglio di Mazzoni. Avevo in testa Romeo, seguito da Catricalà, Sanacore, Mazzei, Di Cello appunto, Bonacina, Bosco, Heineken, Maresca e Coccovillo. Tra questi abbiamo adesso solo Catricalà e Di Cello tra i primi. Si fa ancora più interessante con new entry come appunto Ponzo, che aveva marcato zero a Sparta, però si è riscattato, si sta riscattando alla grande se non altro. Però Di Cello gli è arrivato sotto, attenzione, perché qua adesso abbiamo duello per il podio nell'ultimo giro praticamente. A meno che Catricalà non decide di tirare la morte, di farne ancora uno, ma sarebbe forse un po' da suicidio. Ma tanto con tutto il appunto, vantaggio che ha, può permettersi di rallentare nel terzo settore. Davanti c'è Betti a Ponzo, quindi si fa interessante il doppiaggio, Ponzo gli sfanala. Stanno arrivando nell'S dove McNish tirò quella tramvata alla Ferrari e mandò a parcheggiare i resti della sua Audi R18 praticamente tra le reti di protezione e la tribuna. Volando. Non hai visto quel volo, Bosia? No. Vai a cercarlo poi sul tubo. Uh-huh. Cioè, tu dici questo è morto quando vedi la macchina. Cos'era le mal dell'anno scorso, mi sembra. Ah, ma aspetta, quando si sono presi le R18 della Ferrari? Che ho detto? Ah, scusa, non ti avevo seguito, ma per metà, scusami. Bomba energetica. Bomba non si è distratto con una scritta apparsa in chat. Ah sì? Aspetta. Chi sarà mai che ci sta scrivendo? Figurate. Bello, c'è prova comunque. No, Morelli si ritira. Sospensione danneggiata, ottava posizione. E queste sono le cose che non devono capitare. Così regala la decima posizione. Ecco, praticamente ti ha fatto quasi vedere cosa è successo a McNish, più o meno. Ecco. Peccato. Lo ringrazieremo in diretta intanto. Sì, che... È bastato. C'è Di Cello, ragazzi, che sui cordoli salta, proprio letteralmente. Sì, le prende. Ma veramente... non in maniera fluida, in maniera proprio... da cattivo. Dannoso per me. Ci sta a provare, però arriva Mulsan. Gonzo non è che gli dice Mulsan. Ok, dai, vai. Non è che dice sono un gonzo. Invece sì, gli dice sono un gonzo. Ha sbagliato. Ma no, ma si guarda, è piantato te, sul cordolo esterno. Ma dai. Ma non è mica finita, Non è finita. Perché secondo... Ragazzi, se mi cerca Ponzo io non ci sono, No.
Tu sei andato un attimino a... Sono andato là. Dove mi volevo mandare Luci, sono andato da solo. Ecco appunto. Da Marco Fiore? Pizzica. Ma di Cello quando entra così però cioè, si mette in... Ponzo sbaglia! Ponzo sbaglia completamente il punto di staccata. Innervosito. Avevo una gran paura che tirasse una trambata di quella di Cello. Sì. Che palula. Peccato, potevano giocarselo fino all'ultimo metro questo podio. Però vabbè, meglio per Di Cello a sto punto. Patrick Allari ringrazia che si sta andando a pigliare per l'ultima volta il passaggio alle S Porsche. Sì, si è già acceso la sigaretta. Sta già spippando. Tira già la prima boccata d'aria, fresca. Prepara per le ultime chicane. 30 secondi. Mancano ancora 30 secondi? 20 in allora questo momento. Allora fa un altro giro, niente. Allora fa un altro giro. Allora suca, non potevi mica rallentare. E aveva 15 secondi di distacco, doveva rallentare, perdeva la posizione su Di Cello. Tanto sempre in casa rimaneva. Sì. Sempre in casa rimaneva, sì, però. Però. Ha detto, sai cosa c'è? Che stavolta col cavolo che te lo dasce. Catricla che già l'altra volta era arrivata comunque davanti a Di Cello, secondo? È arrivato secondo, sì, che aveva fatto un'ottima gara. Si è beccato lo stesso 30 secondi da Romeo, però comunque era il primo degli altri in quella occasione. Quinta posizione. È il primo di tutti. Quinta posizione, Snowboda. Zitto, zitto, cacchio, cacchio. E invece Prosperi, decimo, ha praticamente distrutto, credo, i semiassi perché sta strisciando per terra, è stato passato anche da Romeo, che ringrazia. Guardate il posteriore della sua Ferrari, praticamente ha il fondo piatto che tocca. Ovviamente sospensioni andate. Bosco che entra al box perché capisce che forse non ce la fa con la benzina. E qui allora, è già perde, è vero. No, Prosperi. Ah sì, Prosperi ha le gomme veramente andate. Poi da Cappiello e Sanacore che ci regalano l'ultima emozione. Dov'è? Con Bosco l'high box. Sanacore adesso è in sesta posizione. Ah, eccolo qua. All'interno di Cappiello all'attacco della chicane Dunlop, ma Cappiello esiste all'esterno, ma non so come abbia fatto a tenerla dentro. Sembrava veramente impiccato. Lavoro molto difficile per Sanacore star dietro a Cappiello in questo momento, perché Cappiello ha un ping altissimo, lagga sì, da paura. Ecco così allora. Doppia difficoltà per lui. Sta alzando notevolmente il ping il Cappiello. Sta salendo di brutto. Se la core, la core dice: sai che c'è, che me ne sto qua. Che forse tra un niente e un sesto posto, meglio sesto. Settimo, scusate. Così si vede proprio anche gli strani movimenti dell'auto di Cappiello. È un po' normalizzato, sì. No, però è molto incostante. È molto incostante, quello è il problema. Mamma mia. Sì, perché va e viene in una maniera impressionante. Non ti dà un attimo di tregua. Adesso è calato tantissimo, per esempio. Si è stabilizzato. Vediamo se forse Sanacore riesce. No, sta risalendo. Però ci prova Giuseppe. Ci prova giustamente. Giustamente. Che sto a fare? Lo passa lontanissimo da lì. Sì, esatto, si è preso decisamente il margine. Sì. Beh. Anche Cappiello però è rimasto parecchio indietro. Va molto piano però. Cappiello secondo me... Non è che ha finito la penza? Aspetta un po'. Sì, sai. Viene passato anche da... Mamma mia, Cappiello. Viene passato da Romeo e da Bosco. Ai. Ha il motore totalmente spento e schiaccia il schermo. Fuel, eccolo là. Ho finito la benzina. Romeo settima posizione, proprio dietro a Sanacore. Ma mi sono perso qualcosa o Ponzo è finito di... Ha finito la benzina anche Ponzo, attenzione, in quinta posizione. Eh sì. Mamma mia, tripletta pulsa adesso. Madonna santa, ragazzi. E anche Romeo ringrazia anche Ponzo che ha finito la benzina.
E anche Sanacore sale. Mamma mia, che strage, ragazzi. Qua la benzina bisogna farla. Nel frattempo Caprica l'ha andata a vincere. Caprica la vince, stanno arrivando adesso Di Cello, un poco lontano Pier Battista. Grande, grande Caprica la, bravissimo. Ma che delusione per Ponzo, mamma mia. E anche Cappiello, cioè proprio brutta cosa proprio. Cello festeggia il secondo posto e adesso arriva anche Pier Battista. Pier Battista che alla fine adesso, hai visto che con la sua tattica. Oddio, gli ha dato la mano anche Ponzo, che sono quarto arrivava, sì, però certo. Insomma, complimenti. Però ci ha provato e ci è riuscito. Alla fine comunque chi taglia il traguardo ha ragione, perciò sì. Anche Snowboard molto quando... bravo. Romeo addirittura. Sesto, sì. Beh, alla fine una gara che poteva essere maledetta, gliel'ha raddrizzata comunque. Sì, beh, certo. C'è Betti che davanti a Romeo hanno la macchina identica, tutte e due distrutte. Ah no, identica. Betti senza addirittura senza niente, senza la ruota anteriore sinistra, cioè non ce l'ha. Ma ancora arriva adesso. Ah, senza la ruota anteriore sinistra Betti, proprio zero. Interessante. Ocio che arriva a Bosco. Quinto. Fate i danni. Attenzione a Bosco, ecco, infatti che Bosco va per le terre. Beh, giustamente. Alla fine abbiamo tripletta Pulse, esatto. R Factor Italia al quarto posto con Snowboard e poi quattro piloti di Playboy in fila, quindi. Beh, Betty comunque alla fine taglia il traguardo, ragazzi. Tutte le ruote come Vinny. Esatto. Senza lettoni. E il Paso undicesimo, attenzione Bosia, che Pasolini. Grande! Grande, grande! Grande Gazzarola. Preceduto da Bussone, decimo. Un po' di pezzi di carrozzeria li ha lasciati anche sta corsa in giro per la direi sì, ne ho visti parecchi, forse un po' troppi considerando che comunque la pista, ma forse è anche giusto così perché ti addormenti con i rettilini, poi quando arrivano le curve boom. No? Cioè, Ponzo ancora incredulo in macchina in 14ª posizione, secondo me non ha premuto esca ancora lì, non si vuole credere. Sì, esatto. Capisco la delusione perché arrivare, cioè, per finire la benzina penso che sia una delle cose peggiori all'ultimo giro. Sì. So che l'ultimo giro qua, che se non fosse stato per quei 15 secondi di Catricalà poteva anche finire la gara, però vabbè, con i secondi in mano si combina nulla, quindi... No. Non si vince, non si perde. Bussoni ha tagliato il traguardo in 10ª posizione, sta arrivando adesso Pasolini in 11ª con il frontale della sua McLaren devastato. No, 11esimo c'è arrivato, arriva subito dietro Maltinti, 12esimo, il team VRT. E Giuliani, ultimo dei classificati, che è partito ultimo, quindi ha fatto comunque un buon recupero, grazie anche ai cadaveri che sono rimasti per strada. La sua SLS va a chiudere. Che erano in giro in giro. Esatto. Ecco là Ponzo che ha premuto ESC. Forse voleva rimanere in pista sperando che qualcun altro si ritirasse, così guadagnava una posizione lo stesso. Boh, va bene, complimenti a Catricalà, a Di Cello e Pier Battista per la tripletta, soprattutto a Catricalà per l'ottima gestione delle prime fasi di gara e poi per lo strattone che ha dato tutto il gruppo. E ci vediamo fra poco per le interviste ai protagonisti, vediamo se riusciamo ad avere addirittura il podio, visto che è tutto dello stesso team e saranno contenti di festeggiare. Se qualcuno di nome Romeo se la sente di parlare con noi, fermo restando che magari la figlia piccola non gli permette di fare. Esatto. Vediamo fra poco, dai. Fra poco.
sei buono. Rieccoci tornati, il trio delle meraviglie. Oh maggio. Che schifo. Dai, faccio io l'intervista a Paolo. Allora Paolo, questa sera... No, scherzo, dai. Vai pure. Scusa. Quindi? No, no, vai pure. Quindi non abbiamo... Quindi non siamo riusciti a recuperare piloti. Sono tutti con le ombrelline, cazzo, sono scappati nei paddock a ciulare come dei vinci. Sono tutti lì a trombare come degli... Sarebbe piaciuto avere... Rio che ha, diciamo, occupato il podio del Pulse Motorsport, ma vabbè, sarà per la prossima volta. A questo punto la prossima volta sarà a Sebring, mitica, altra mitica pista nella Florida, per un'altra gara, speriamo avvincente, speriamo avvincente, oh. E con altri tipi di colpi di scena, quindi speriamo che tutti i protagonisti, da Romeo a Catricalà a Dicello, Sanacore, chiunque ci sarà, facciano loro, del loro meglio. Vediamo se però forse riusciamo a recuperarli. Scusate un attimo, perché ho sentito la sala d'attesa che si è aperta. Vado un attimo a chiedere subito. Ok, allora vediamo se riusciamo a recuperare qualche protagonista. Qualche? Protagonista. Ah, scusa. Ma con la P maiuscola? Con la P maiuscola. La faccio, se ce la faccio. Ci sono dunque, tra poco arriveranno Dicello e Pier Battista con noi. Eccoli qua, eccoli qua. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. L'abbiamo fatta in extremis, stavamo per chiudere. Allora. Ciao Fabrizio, ciao Andrea. Tripletta del team Pulse Moto su stasera. Soddisfattissimi. Chi ha voglia di raccontare un po' la gara, per primo, soprattutto? Ma dai, va breve. Fabrizio, dai. Eh? Vai Fabrizio, vai. Parlo io che domattina c'ho un esame e devo andare a dormire. Va bene. Allora, no, niente. Allora... Bella, partivo in mezzo al gruppo, decimo, sapevo di, non avevo un ottimo passo, quindi sapevo di dover fare una gara improntata sulla strategia. Infatti sono andato con me hard, busta 1, tranquillo, al pit ho messo benzina per un eventuale ultimo giro che in effetti c'è stato, e cioè mi ha consentito di guadagnare un'altra posizione su Ponzo che ha finito la benzina. Esatto. Sono felicissimo per i miei compagni, tra l'altro appunto con Alessandro e Andrea noi corriamo in molte gare endurance, quindi insomma cioè, anche al di fuori delle gare simulate c'è, cioè, anche questa amicizia è venuta fuori, perciò sono felicissimo per la squadra. Tutto qui. Bravo, è stato proprio bello vedere la vostra gara, perché al di là della sfortuna di Ponzo, che poi vabbè sfortuna, tu l'avevi previsto l'eventuale ultimo giro, quindi merito a te
ed è merito fra virgolette a lui a livello sportivo, però insomma vedere poi tre macchine dello stesso team là davanti è stato interessante, oltretutto con la debacle del Playboy stasera che non ne ha azzeccata una, quindi insomma penso che vi ringrazierete per la classifica team. Purtroppo okay. mi dispiace un po' per la prima gara, perché anche la prima gara a Spa ho scelto una strategia di questo tipo, purtroppo dopo pochi giri sono stato cappottato e quindi la gara si è finita lì. È stato uno delle vittime degli incidenti di Spa, sì, purtroppo. Esattamente, quindi purtroppo ho finito lì la gara, è tutto qui. Però dai, questa volta ti sei rifatto quasi con gli interessi, dai. Vediamo. Sì, infatti, sono molto felice. Però speriamo che anche a Sebring fra 15 giorni possiate voi del Pulse restare a questo livello, se non altro, ecco, quindi se comunque già a Spa, parlo di te in particolare Fabrizio, avevi un buon passo, solo la sfortuna ti ha fermato, qua hai dimostrato di aver, diciamo, abbinato i due elementi, ecco, mettiamola così. Vabbè, vediamo un po', dai, okay, vediamo, okay. Speriamo bene, ringrazio. Complimenti ancora e buonanotte. Grazie. E passiamo un attimo ad Andrea. Ragazzi, ciao. Passiamo ad Andrea che ci darà un paio di impressioni anche sulla sua gara, gentilmente, e sulla bella lotta con Ponzo, che abbiamo visto che è durata un bel po', e poi lui ha finito la benzina. Sì, vabbè, innanzitutto soddisfattissimo per il secondo posto, ma ancora di più per la tripletta, sto ancora godendo, comunque, no, la gara... Non spruzzarmi addosso niente di strano. No, con Ponzo, non so, ha fatto un pit stop più breve del mio, e infatti poi verso la fine ho visto che gli recuperavo qualcosina, ho detto sicuramente o ha caricato poca benzina e ha mollato di boost, e infatti era così, perché poi ho visto che si è fermato, perché tra l'altro l'avevo comunque superato, che aveva fatto un errorino. Sì. Vero. Comunque bene, positivo, soddisfatto, pochi errori. È stata una gara molto consistente rispetto a Spa, la tua in particolare, quindi poi più che altro eravamo più o meno tutti sulla stessa strategia, quindi contava molto il passo, ma diciamo comunque era previsto che Catricalà facesse perciò anche, diciamo, il giro finale, è passato sotto il traguardo per 15 secondi mi pare, quindi non è che avete rallentato per cercare di essere conservativi, era comunque previsto una strategia. Beh, meno male, dai. Sì, anche se Fabrizio ha recuperato un posto. Esatto. Avete fatto tirare il collo a Ponzo e alla fine avete avuto ragione voi. No, bello anche per Fabrizio, perché aveva una strategia senza boost a uno fisso, quindi poi si è visto che ha pagato, che si è ritrovato in alto dopo la sosta. Bene. Diciamo che le endurance ci portano esperienze positive da reinvestire in giro in questi sembra campionati, sembra giusto. Va bene, allora ancora complimenti a te e a tutto il tuo team. Grazie. E a questo punto il circus del Blank Paint farà tappa a Florida, a Sebring, come già dicevamo prima, fra 15 giorni, quindi un'altra pista bella tosta. Molto bella. Quella è, sicuramente sarà più da battaglia rispetto a Le Mans, che è molto lunga, quindi anche dispersiva. Quindi a Sebring ci aspettiamo una bella rivincita dei boy e una conferma del Pulse Motorsport. Quindi speriamo, che saranno botte alla orbita. Speriamo. Penso buono. Da divertirsi, dai. L'importante è quello. Esatto. Poi chi vince non fa niente. Se sono io meglio ancora. Ovvio, esatto. Non volevo dirlo, ma va bene. E vince Machi con la SimRace TV Car, quindi siamo a posto. Va bene, e sulla minchiata della sera vi salutiamo, buon weekend, ci vediamo fra 15 giorni a Sebring, e complimenti ancora a Andrea Di Cello, al Pulse Motorsport per la tripletta di stasera. Buonanotte a tutti. Grazie a voi. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao.